Cari amiche e cari amici di Total Photoshop, bentrovati in questa nuova puntata con Illustrator nella nostra Tutorial TV. Io sono la Cri e quest'oggi vedremo uno strumento nel pannello degli strumenti, nella barra degli strumenti di Illustrator che ci permette di manipolare le nostre tracce, non le tracce che lasciamo quando andiamo a rubare la cioccolata, le nostre tracce, quelle proprio che fanno parte della cornice delle nostre forme, dei nostri tracciati, tutte in Illustrator. La volta scorsa ci siamo salutati sulla creazione di un pennello e rimaniamo in ambito pennelli, ma come al solito è più facile a farsi che a dirsi. Vediamo subito di cosa si tratta. Siamo davanti a una semplicissima grafica realizzata in Illustrator e come vedete è caratterizzata da un bordo, da una traccia. La seleziono, mi indica che la traccia è nera, appunto, ha uno spessore di 0,5 punti ed è uniforme. Ovviamente il pennello è quello base. Sapete che di default Illustrator ci mostra alcuni pennelli a nostra disposizione, ma poi abbiamo la possibilità di sceglierne tantissimi altri da una libreria messa appunto a nostra disposizione. Quello di cui voglio parlare io è del profilo della larghezza. Anche in questo caso Illustrator ci mette a disposizione dei profili diversi, ecco perché possiamo scegliere, magari variandone anche lo spessore, per vedere che cosa succede al nostro bel fiorellino, vedete, andiamo a scegliere dei profili diversi, vedete come cambia, ecco che cosa possiamo realizzare. I disegni che si compongono sono diversi, sono piacevoli, ma abbiamo anche la possibilità di manipolare queste larghezze, di salvarne di nuove e di crearle in modo che siano più aderenti al lavoro che vogliamo svolgere. Noi quest'oggi ci divertiamo intorno al profilo di questo fiorellino e vediamo come funziona lo strumento larghezza. Selezioniamo quindi lo strumento larghezza dalla barra degli strumenti. Eccolo qui. Se teniamo premuto vediamo che abbiamo la possibilità di scegliere altri strumenti che alterano, modificano, gonfiano o perché no distorcono appunto le nostre tracce. Avviciniamoci alla traccia del fiorellino e vediamo che cosa possiamo creare con questo strumento. Shift W è la scorciatoia da tastiera che ci permette di selezionare immediatamente lo strumento. Guardate cosa succede. Nel momento in cui mi posiziono sul tracciato, ecco che mi viene visualizzato, senza fare alcun clic, il punto da dove andrò ad applicare la mia modifica. Faccio clic e trascino. Immediatamente la mia traccia si ispessisce. Vedete che cosa sto creando? Uno spessore appunto diverso. Ops, in questo caso l'ho ristretto, ma poco male, l'ho creato un pochino più avanti e se di nuovo mi riposiziono al centro e mi sposto, ecco che posso decidere qual è il posizionamento del rigonfiamento. Questo nuovo invece lo posso selezionandolo, lo posso eliminare semplicemente selezionandolo e schiacciando su backspace e voilà che posso andare a creare un nuovo spessore. Nuovamente, ops, ho fatto un disastro, non c'è nulla di cui preoccuparsi. Ogni punto che viene posizionato sul nostro tracciato può essere rimosso e può essere spostato. Ma creiamo ora una semplice traccia e vediamo come possiamo salvare le nostre nuove modifiche. Spostiamoci in un angolo del foglio abbastanza libero, creiamo una semplice traccia dritta e andiamo ad esempio ad attribuire, vediamo che cosa succede se modifichiamo secondo quello che abbiamo di default a disposizione il nostro profilo della larghezza. Scegliamo una traccia un pochino più spessa semplicemente per avere una visualizzazione un po' più appropriata. Vado a modificare lo spessore, muovo, voilà, quello che ho creato anche di qua e lo restringo al centro. Guardate com'è cambiato sulla barra delle opzioni la larghezza del profilo nuovo che ho generato. Benissimo,
Apro ora il pannellino e gli dico di aggiungere a questi profili quello nuovo che ho creato io. Ops, è molto simile a uno che abbiamo di default. Allora, per sicurezza e non creare confusione, vado a modificarlo ulteriormente, magari ingrandendo semplicemente la chiusura, la fine di questo nuovo punto. Voilà, apriamo e salviamo. Ok, profilo di larghezza, chiamiamolo profilo CRI. Tratto, CRI. Diamo un bel ok ed ecco che fa parte anche dei predefiniti di Illustrator. Nuovamente creiamo una semplice traccia, perché no, magari solo con la matita, e gli possiamo attribuire il nostro profilo appena generato. Diamogli uno spessore e vediamo che obbrobrio che ho combinato. Va bene, alzo le mani, creo sempre delle grafiche un pochino kitsch, anche orrende alcune volte da vedere, ma tranquilli, serve solo come espediente per farvi vedere il funzionamento degli strumenti che in questo caso Illustrator ci mette a disposizione. Abbiamo visto come poter manipolare le tracce a nostro piacimento, perché no anche come poterle salvare come predefinito, ovvero come poter salvare la forma, la larghezza, quindi di impostazione delle nostre tracce come predefinito. Anche per questo giro può essere tutto, non mi resta che augurarvi un sacco di pensieri positivi. Buon divertimento con Illustrator, non dimenticatevi di iscrivervi alla nostra newsletter, gratuitamente ovviamente, e di comunicare con noi attraverso i social network. Tutti i link li trovate qua sotto. Ciao a tutti e alla prossima dalla CRI.